Salve ragazzi, oggi non ho idee. Allora, ora devo spiegare un attimo una cosa. Allora, devo portare Sonic Generations, però non ho, diciamo che in questi recenti giorni non ho avuto il tempo per poterlo registrare. E quindi, cioè, in pratica, in questi recenti giorni ho procrastinato, ho fatto un sacco di cose e non ho mai avuto il tempo per poter registrare Sonic Generations. E quindi, visto che devo fare video, reagiamo a qualcosa del passato. Allora, signori, questo canale è Giorgio Cappello di Paglia. Lo conoscete? Se non lo conoscete, ragazzi, dovete sapere che se guardate un suo video, praticamente avete visto tutti gli altri video. Però è un canale fantastico, ragazzi. E siamo pronti a reagirlo. È un canale che mi sta sul cuore. E dovevo decidere che video reagire. Potevo reagire ai video di Dragon Ball in onore di Toriyama, che tra l'altro riposa in pace. Però alla fine ho deciso di reagire ad uno dei suoi video migliori, ad uno dei miei preferiti. Ovvero i top 10 peggiori doppiaggi nei videogiochi. Let's go! Bellissima cameretta, ma che tua cameretta? La casa è intestata a A te, te. cazzo, se è vero. Appunto, hai capito? Su 100 passa video che dico che è la mia La cazzosissima mia cameretta. cazzosissima cameretta, mio Dio. Cameretta perché la uso io, insomma, chiaro che è, come dire, devi nominare il giusto proprietario. Benvenuti nella cazzosissima Cameretta di cameretta di mio tuo padre. padre. Cioè. Perché c'è. Mo appare. Mo c'è De Sciglio. Mio Dio, era bellissima sta sigla. Ho messo una versione modificata, però guardate l'originale che è bellissima. Video corto corto, stretto stretto. No, non sto parlando del mio. Sì, video corto 16 minuti. Oddio. Lui con sto balletto. Ciao Ah. Giorgio Cappello di Paglia. Questo Per per te, te. Zombie Sniper, me lo ricordo a memoria sto video, ragazzi. Zombie, È da qualche puntata che mi arriva. questo ragazzi, sono tutti i suoi video. Quasi tutti i suoi video sono così. Vengono interrotti da Che tra l'altro, sto canale abbia anche reagito Dario Moccia. di un gioco Sì, doppiato con il del. È qualcosa. Il tunnel, ok. Poi nel dire che al termine della visione devo sempre inculare mezza bombola di ossigeno a mia nonna con annesso respiratore. Sì. Cacchio, Cacchio. Come si chiamava il video originale? Cacchio. Ah, non mi ricordo come si chiamava il video originale, però questo è un cult, cioè. questo è un po' toccato. Ah, vai via, va. You are Norwegian Normale. Common Scream September Proper. Sono buon scherzo. Ah, they sometimes get frightened and run, capisci? Yeah, sure. Fortuna. Ma che. Ma che cos'è? Un gioco italiano, tipo. No, no, not that way, scongiuro, morbido. Uno body, due body. Paolo non like shooting. Porca Due puttana, bodies. prefer Bellini tu tortellini. Prefer Berlini Lui, tu tortellini. sick, io me ne frego. Ma ci sono appunto ben altri giochi in cui ci sono dei filippini nati in Malesia, ma cresciuti nelle Filippine, che vogliono doppiare videogiochi in italiano. Fail, bellissimo sto effetto sonoro. Io mi ricordo un calciatore italiano. Sì, devo mettere di mezzo il calcio ogni cacchio di volta, ok? Ma se volete, potete anche preferire altri materiali, tipo, che ne so, l'ossigeno. Ma vabbè, voi vi ricordate Nicolau Dumitru? Era un giocatore nato in Svezia da padre brasiliano. E madre svedese, no, da padre brasiliano e madre rumena, oppure il contrario, non mi ricordo, ma uno era brasiliano, l'altro era rumeno, e letteralmente ha rappresentato solamente le giovani dell'Italia, cioè. Questo è quello che succede se un italiano doppia qualcosa. Non ci sorprenderà sorprenderò mai. mai. Ma partiamo subito. Sì, questo devo ancora
Yoshi's World. Ma partiamo con Call of Cthulhu, Prisoner of Ice. Dopo averlo detto, devo prenotare una visita logopedistica perché mi si incricca la sinusoide. Una Ah, puttrella precipitata a attaccata a causa casa dell'urto violento! Aiutatemi! Una puttrella che ha un urto precipitata, aiutatemi! Oh, spastico! Cazzo urli, sono qua! Cosa posso fare per liberarmi? Utilizzate Utilizza l'organo! L'enfasi del doppiatore riesce a far capire bene la gravità Il coso con il martello è della bellissimo. situazione in cui si trova. Mi supplico! supplico! Sì, avete sentito bene. Non so voi cosa abbiate sentito, ma nella mia testa è stato proiettato Cos'è il gatto? questo. È vero che Io c'è non il so se i gatto. doppiatori possano vedere cosa stanno doppiando, anzi un doppiatore mi ha detto che proprio non è così. Aiutatemi! Ma questo qui pensa di cadere da un Aspetta. burrone e invece è lì che sta parlando a 20 centimetri dal suo Cioè. interlocutore. Supplico! 10 centimetri. Cioè. 461. Fateci uscire presto da qui, tenente. Ho sempre pensato che per fare un lavoro bisognasse essere qualificati o Ma. almeno portati. Cosa vuoi questa volta? Questo è il migliore. Questa è la parte migliore. Cioè, è bellissimo. Specie se fai il doppiatore. E infatti per Spiro 4 hanno ingaggiato solo i professionisti. Fantastico, dai, Sparks. Diamoci una mossa. Abbiamo un Proseguiamo sacco. sul lavoro. Io lavoro il tono. Io adoro il tono di questa voce. È bellissimo. Cioè. Se vogliamo trovare degli esperti per Pensi che capire potremmo se mai cosa un fai tu giorno di nella tua vacanza? testa. Sembra quasi che a questo tizio abbiano dato una battuta troppo. Fantastico, dai Spark, diamoci una mossa. Abbiamo un sacco di lavoro da fare se vogliamo riprenderci queste livellule. Pensi che riusciremo mai a prenderci un giorno di vacanza? Lunga, e lui non riesca a dirlo nel tempo prestabilito e quindi debba fare le supercorse. Abbiamo un sacco di lavoro da fare se vogliamo trovare quelle. Ma che cazzo? Ma che Abbiamo un cazzo? sacco di lavoro da fare. Riusciremo mai a prenderci un giorno di vacanza? È come se io vi dicessi benvenuti nella mia azienda, Cazzo, ci si sono sono le una novità. gavetta. Posso vedere secondi per fare questa battuta? Beh, non capita tutti i giorni che un drago trovi la sua libellula. Allora. Ma dai, ma anche sto. Kawabanga, amico, li hai presi tutti? Kawabonga. Chi diceva le tartarughe ninja, diceva Kawabonga. Sono Dani e Sally. Kawabanga. Ma che cazzo? Piro, ragazzo mio! Oh, un pisello magico. Ma che. Ragazzi, è iconico. La cosa del pisello magico di Spiro è un meme iconico. Vi ricordate Red Flame Fox? Mio Dio. Era un canale che fa gameplay di videogiochi, ma li gioca solamente per il doppiaggio brutto. Cioè, io me lo ricordo ancora, mio Dio. Oh, Cioè, pisello magico! sono iscritto. Pisello Bello, ma. E che magico! cazzo sei. Ah, non lui aveva già. Ma non finisce qui, Cocoriti, perché dove non arriva il doppiatore umano, vanno a parlare con un sintetizzatore C'è l'immagine di. vocale straniero. Salve Spyro, i reto spaziali sono Sì, sconfitti. nulla Mi hanno setacciato viaggiato una le fattorie fattoria in in cerca cerca di di libellule. È un po' come se volessi far cantare ad un sintetizzatore croato una canzone di Caparezza. Il risultato sarebbe questo. Bellissima sta cosa. Fan cantare io della vita, non ci ho capito un cazzo a tu. Fatemi risentire un attimo, per Chi di voi Cocoriti conosce Hitman Absolution? Chi mi segue da tantissimo tempo? Hitman Absolution, mio Dio. Io mi ricordo i gameplay di The Lone Gamer su Hitman, mio Dio, che mi sono appena sbloccato il mondo. Purtroppo sono gameplay, non è che fai una reaction ad un gameplay, cioè. Sai che io l'ho adorato come si adora la f***a quando sono mesi che non si scarta vetro a passera. Aspettare. Aspettare. Che cosa? Che cosa? Hai ancora una possibilità? E infatti questo gioco rispecchiava le brutali Tra aspettative. l'altro, se non mi ricordo male, sto gioco è stato pubblicato durante la 47esima
settimana del 2012, quindi... canore del personaggio. Non posso più fare parte di tutto questo. La sua voce è giusta. Sono Batman. Papereria. Ma chi si ricorda invece del primo Hitman Agente 47? Mio Dio. Quello sì che sapeva farsi rispettare. C'è qualcosa da bere, per favore? Ma questo posto sembra un po'... Io mi ricordo il primo livello, sta musica, mio Dio. Dov'è che si può trovare un po' di azione? No, mi ascolti. Sto cercando solo un po' di pace e tranquillità. Ma questa è la voce di un assassino. Allora, che cosa c'è di nuovo ed eccitante da fare qui? Allora, come finisce? Magari è perché il gioco è di 15 anni fa e magari i testicoli gli sono scesi dopo. Aiuti a uscire. Sì, la... era i primi passi, poi poi più uccidi, più diventi, più la tua voce diventa... Ma voglio pace e tranquillità. Voglio pace e tranquillità. Significa che non rimarrà neanche una piantina in un vasetto dopo che sarà passato lui. Altro che... Cioè... Devo parlare del doppiaggio degli NPC. Cioè... All'interno... Sta cosa è razzista as fuck, cioè... trovare ogni piacere. Io ho sempre trovato razzista doppiare i cinesi mettendo ad al posto di ogni R la L, cioè tipo ciao amico potrai trovare ogni piacere. Questa volta via immediatamente. Infatti non abbiamo fritte, lì piace là. Area riservata, accesso negato. Ma sentite cosa dicono i personaggi prima che voi li uccidiate. Non farlo, abbi pietà. Cosa? Oh no. Non spalarmi. Non spalarmi. Non spalarmi. Te la sei cercata. Adollo uccidere. Adollo uccidere. Adollo uccidere. Adollo. È razzista, ragazzi. Parlavamo così alle elementari quando dovevamo in Italia un cinese. Abbi pietà! E la sei cercata! Abbi pietà! E la sei cercata! Adollo uccidere! Bellissimo, guarda. Jericho per PlayStation 3 e 360. Ogni volta sette povere anime entrano nella breccia per colpire questa entità nel punto in cui è più vulnerabile. Sembra palesemente la voce di documentario di D-Max. E scacciarla. Ma uno che quella mattina del doppiaggio non fosse preso malissimo, c'era sì o no? Certo, abbiamo fatto una grande riunione. Pensano che Arnold dice i suoi uomini siano... No, sembra più... Sì, è doppiaggio... No, poteva solamente starci su un doppiaggio brutto di un videogioco, sta roba, cioè... Siamo i cattivi. Dobbiamo trovare la prossima breccia e andarcene di qui. Sì, ma sono terroristi qua. Anche qui, come su Call of Cthulhu, abbiamo il problema delle distanze. Gente che urla in faccia a gente. Non toccarmi. Sei ferita. Io voglio solo aiutarti. La donna... Toglimi le mani di dosso. Allontanatemi. Cioè... Tagliatemi le mani di dosso. Allontanatemi. Perché è lì, ma... Come hai fatto? Dei vantaggi che vengono dal condividere la cuccetta con lei. Ora dobbiamo risolvere. Vedo più va avanti sto video e più diventa brutto il doppiaggio. Cioè. Hai stabilito un contatto con i Templari. È stato molto peggio che avere Ross nella testa. Ma guardate che bella compagnia. Mi piacerebbe uscire con loro alla sera. Missione sacra, un cazzo. Ci hanno mentito, non capisci? Comincio a pensare. Ci hanno mentito, non capisci? Immagino già le serotone. E i ragazzi, vado un attimo qui sulla fontanella in piazzetta a rinfrescarmi. C'ho un caldo. Non vedo acqua nei paraggi. Offesa. Cosa voleva dire? Forse si riferiva a un acquedotto. Lo dubito. Ma che cazzo? Cioè. L'unica acqua che troveremo in questo posto sarà probabilmente sotterranea. Ma che cazzo? E che mi dite di Baldur's Gate, Cucimoriti? Oh. Chi non lo conosce a parte me? No, in realtà Baldur's Gate l'ho sentito parlare. Non ci ho mai giocato. Basta. Mi hanno sempre detto che è una figata. Ci ho mai giocato. Generale, è troppo occupato per incontrare gente come questi pezzetti. Andate a vedere, nessuno si farà del male. Qua siamo. Ma qua siamo palesemente a far cantare al. Qua siamo palesemente a far cantare quel sintetizzatore croato. Nemmeno una canzone. Una canzone di Caparezza, però. Ma cioè.
quella, cioè, di nuovo, il coso croato, il sintetizzatore croato che canta canzoni di Caparezza, però prima quella canzone è stata tradotta in aramaico, cioè. Cioè, ma perché? Per favore, buoni soldati, ascoltate il loro caso. Oddio, questo sembra, cioè, veramente proprio dal megafono, proprio sembra un megafono, cioè. Il vostro capo non può semplicemente voltarci le spalle. La condizione dei pillici non è affare di Grovnia. Il cazzo, fatevi da parte, cittadini. Cioè, palesemente d'annuncio che vedi in città, tipo. Sconti sulle patate. Cioè. Cibo è quasi finito. I nostri bambini piangono per la fame. Il vostro capo deve ascoltare il nostro Ma solo a me o questa donna che tra l'altro chiamano contadino sembra leggere come quando si legge in chiesa? Dobbiamo Cibo è quasi ascoltare la finito. parola di I nostro bambini piangono signore per la che fame. parla Ok, sì. perché così stessa roba. Non c'è modo di ragionare con voi. Capite? Sono la punta della spada. Sono Cioè. la punta. La punta della. Spero che abbia censurato bene quella. Mi dissocio L'unico però. di credibile è quello lì che parla con la voce computerizzata da mostro perché almeno non si sente tanto l'intonazione. Vedete cosa vuole per voi? Tornerete tutti indietro alle vostre case. Ma gli altri, se non fosse che c'è la trascrizione scritta sotto, non è che si capirebbe tanto il senso della questione, eh? L'esercito fuori dalla città ci ucciderà sicuramente tutti! Il vostro capo non può semplicemente voltarci le spalle! Cioè. No, Fenix, non saremo presi in giro questa volta. Resteremo qui fino a che non ci porteranno da Grotti. Amati! Oh. Pff. Oh, matti! Cioè, va. Fai andare via questi pezzetti, oppure lo faremo noi. HD, che paura, adesso mi guardo le Cioè. mutande, se è una frenata. Perché mi sa che mi sono cagato addosso. Le Il prossimo stop è mutande. Kingsfield 4. Kings In questa buia profonda si trova un piccolo paese dimenticato. Ma che. Riporta la battuta di Spyro 3. Il paese è conosciuto sotto il nome Le Ruine, confine come città sacra per gli abitanti della foresta. Assomma la Al di là dei tempi della città sacra, nascosta nelle ruine giace una singola dichiarazione. La chiave è la sua La esistenza. chiave della sua esistenza. Posa una tragedia colpire quelli che E rimuovono. mo è diventato sardo. Tirano la statuetta dal buio profondo. Con la statuetta rimossa dalla città sacra, morte e distruzione colpiscono gli abitanti che abitano nel suo territorio. Cioè. Ma Torna la che. statuetta dell'oscurità al suo legittimo posto. Sotto il cielo buio e malinconico, Sisalmor comandò i suoi uomini una missione dentro le ruine. La sonda dell'oscurità distrusse i combattenti, non lasciando alcuna traccia. Tracchia! Ma perché queste accelerate e frenate nei doppiaggi? Torna la statuetta dell'oscurità al suo legittimo posto. Il testo, magari nella lingua tipo italiano, è sempre un po'. Sotto il cielo buio e malinconico, Sisalmor comandò i suoi uomini una missione dentro le ruine. Il Nelle ruine ruine giace. Di nuovo ste ruine. E pensare che abbiamo gente come Truce Baldazzi a casa disoccupati. Chiamate o no? Lasciate alcuna traccia. Truce Baldazzi che doppia un videogioco lo vorrei. Vendetta vera un film. Tracchia. Tracchia. Bella raga, ottimo DJ set. Veramente a sfrega l'ultima tracchia. 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 Mi sa che qui c'è qualche doppiatore che ha bisogno di una sana corrente. Eh sì, la cintura, guarda, ce l'ho anch'io. No, no, no. Vabbè, lo imito, guarda. Mi sa che c'è qualche doppiatore che ha bisogno di un po'. Oddio, il suono della cintura che frusta, mio Dio. Cioè, ecco. Sto cancan. Avete mai sentito parlare di un gioco che si chiama Heaven? Piacere di conoscerti, Talon. Sì, Talon. Hey, Talon. Il lavoro è tardi, stavolta sono nei guai. Forza, Talon, andiamo. Palesemente doppiaggio. Allora, parlando di doppiaggio, voi sapete che io sono appassionato un po' di doppiaggio.
non mi guardo web dubbing, no, mi guardo video del genere. Allora, io mi ricordo un video che a me piace, che piaceva tantissimo di movieplayer.it sui 10 peggiori talent di doppiaggio. Bene, non so se ve lo siete mai visto, ma quella classifica include incredibili nomi come Michel Hunziker in Madagascar che doppia l'ippopotamo di cui non mi ricordo il nome. Oppure tutti in Space Jam New Legends. È un bel video quello là. Andrebbe reagito effettivamente. Però sì, c'è cioè, doppiaggio veramente. Un gioco bello premio, un gioco molto importante. Deve essere Skilton che ancora ce l'ha con me per i piedi. I piedi! Piedi! Proprio i piedi, guarda. No, no, niente fit trivial, per Non l'ho favore. mai sentito, non l'ho mai giocato, non so uno stracazzo di niente di questo gioco. L'ho colpito col piccone pensando fosse un masso. Chiunque poteva sbagliarsi. Comunque, gli è andata bene. Sono settimane che non ho punti. Cioè, palesemente, questo qua è un cacchio, è uno che prova a fare l'accento inglese. Cioè, veramente. È uno che prova a fare l'accento inglese, cioè. Scogli attrezzi. Ma mi basta vederne il doppiaggio per vedere che non mi sono perso. L'antico gong curativo di Kabumi! Antico gong. Ecco, qua siamo ai livelli di alcuni doppiaggi. Voi conoscete Tenacious? Non so se voi conoscete questo cartone di nome Tenacious, però cercatelo su Google, sia. THE spazio NUTSHACK. Perché probabilmente, se dopo averlo detto, probabilmente i sottotitoli automatici non riuscirebbero a scriverlo. Però questo cartone è un cartone tipo filippino-americano. E ragazzi, c'era uno dei personaggi era una vecchia. E vi giuro, stesso tono di quello che abbiamo sentito, quel dottore là che c'è a destra, cioè. Non sono stato molto bene. Presto ti sentirai ancora peggio. Non ce la faccio. Presto ti sentirai. Accento inglese più qualche la considero rap. È il terzo ritorno questa settimana. Ti costerà altre 3 unità di katana. È talmente scandaloso che secondo me i provini per doppiarlo sono andati così. Per le palle di smidollati, oggi doppieremo Evan in italiano. Per questo lavoro c'è solo un posto. Massimo Pettirosso, per me non vai bene. Paolo Turolla, per me non vai bene. Sergen Stratos Turbonov, scelgo te. Forza, forza. Ero il primo della classe? Sì, ha dato fiato alle trombe. Ma non posso restare qui. Cosa posso dire? Zombie sniper? Sì, se continui. Zombie sniper. Qualche anno fa è uscito un gioco un po' vecchiotto per console. Piacere, mi chiamo Floyd. Quanto ti manca ancora prima di finire l'uditorio? Ma tutti questi doppiatori italiani che letteralmente devono provare a fare Eminem, cioè che è i cugini sperduti di Mad Men doppiano ste cose, Sì, cioè. bello. Avvocato te l'ha piantato nel culo. The suffering! Io almeno so che Gesù è dalla mia parte e qualunque cosa abbia fatto Io almeno so che Gesù sta alla mia parte. Io so che Gesù è dalla mia parte, qualsiasi cosa io abbia fatto, reverendo, dice. Vuoi chiudere quella cazzo di bocca, lurido pederasta fotticulo sacco di merda? Pederasta? Ok, qua siamo ai livelli di doppiaggi di D-Max. Quelli No, fatti bene. fotticulo sacco di merda. Pederasta fotticulo sacco di merda. Pederasta fotticulo È quello che dice che non va bene. sacco di Sacco di pederasta sacco di venerasta. Ehi, Goose, guarda chi stavo solo facendo una domanda. Questo attore mi ha incuriosito talmente tanto che sono andato su Wikipedia a vedermi quali altri lavori avesse partecipato. Adesso vi mostro una lista. Ok. Bene, e questo era l'ultimo dei doppiaggi Ok, è finito il video, ok. lolli che ho scelto per voi. Tu stai C'è Paperino. buono. Tu stai buono. Insomma, questi doppiatori sono un po' come Peperino. Sì. Questi doppiatori sono veramente Donald Duck.
Donald Duck. Mi dissocio. Sì o no, Cocoriti? Sì o no? Sì o no? Sì o no, ragazzi? Sì o no? Sì o no? Come sempre, io sono Giorgio. Ok, va bene. Video ufficialmente finito. Ma signori, è stato un bel tuffo nel passato questo video qua. Non ci vedremo l'altro video, che in realtà durava relativamente poco, però si è fatto tardi ormai. Per dirvi, sono le 22:20, quindi sì. Noi ci vediamo domani con Sonic Generations, speriamo!